grandi nomi della moda, ma anche i migliori rappresentanti del mondo dell'imprenditoria e del giornalismo. Sono loro i protagonisti di Tao Moda, una settimana di grandi eventi ospitati a Taormina con l'obiettivo di creare nuove sinergie tra le eccellenze del nostro paese. È considerata la perla dello Ionio, grazie al suo indiscutibile fascino in cui si intrecciano storia, mito e cultura, che l'hanno resa nei secoli il rifugio prescelto da scrittori, intellettuali, artisti. Ma d'estate Taormina è anche molto di più. Un'ulteriore meta che si va ad aggiungere alle più note capitali del fashion system, grazie al consueto appuntamento con Tao Moda, la prestigiosa kermesse patrocinata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana. E il punto di forza di questa edizione Gold sicuramente è contenuto nei numeri. Abbiamo avuto 8 giorni di rassegna che è spaziata dal fashion al design, formazione, arte, cultura, tutto un mix di ingredienti che sicuramente si è rivelato anche quest'anno vincente. Qui abbiamo un connubio di giovani e di invece brand che sono già presenti sul mercato. E mi sembra un mix molto buono, il tutto però orientato a prêt-à-porter di alta gamma. Questa terra offre tutto, ma dobbiamo saperlo sfruttare. Sicuramente la moda può essere sicuramente un veicolo per attrarre i turisti, lo sta dimostrando Tao Moda, quindi perché no? Anzi, vanno incrementate queste manifestazioni. Una settimana all'insegna del glamour, della creatività e del design, scandita da un calendario ricco di appuntamenti, come le mostre Contemporary Fashion e Save Borsalino al Palazzo Duchi di Santo Stefano, e poi ancora convegni e tavole rotonde, il tutto culminato con una magnifica serata di gala al Teatro Antico, che ha visto nomi illustri del mondo della moda, ma anche personaggi di spicco del giornalismo, della musica, del cinema e della migliore imprenditoria, premiati con i Tao Awards. Prima di tutto la sorpresa, perché era una cosa inaspettata, il piacere di questo premio e soprattutto essere qui in questo luogo di particolare fascino è una cosa che ci fa molto piacere. Quest'anno porto la collezione invernale, che quindi è una collezione ispirata al mondo del circo, e quello che ho voluto trasmettere alle mie donne è quello di prendere la vita con più divertimento, con più gioiosità e anche quando ci si veste essere più sorridenti alla vita. Non si arriva mai da nessuna parte, anche perché se perdi lo stimolo di cercare nuove sfide, forse non ti interessa più il tuo lavoro, ma la conferma e l'affetto e il riconoscimento del pubblico è vitale, perché questo lavoro senza il pubblico non esiste. Arrivi a Taormina e non lo so, ti invade, la flora ti penetra, lo sguardo della vista del mare, proprio si nutre l'occhio, la gente è diversa la luce, ti senti proprio immerso in una sorta di paradiso e stai bene, ti predispone l'animo. Un'edizione che nemmeno quest'anno ha trascurato l'aspetto charity e la sana alimentazione, con una serata interamente dedicata al tempo. Abbiamo riscoperto questi grani antichi siciliani e abbiamo deciso di dare una nuova vita, quindi li abbiamo presi con amore, coltivati nelle terre di Sicilia, li abbiamo annaffiati con l'acqua di Sicilia e con l'amore che solo noi siciliani riusciamo a dare.